Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dallo stadio comunale di merito Porto Salvo. Saverio Spinella e sempre Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta. Vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisco sul secondo tempo dell'incontro di calcio Melito Futsal Sant'Eufemia, valevole quale nona giornata del campionato di seconda categoria, girone F Calabria. Risultato del primo tempo: Melito Futsal 0, Sant'Eufemia 0. Le formazioni del primo tempo: Melito, Cilione, Tripodielo, Pulitanon, Laganà, Baccellieri, Verducci, Candito, Calabro, Zaccone e Cilione. Sant'Eufemia, Comi, Cammarere, Giuseppe, Nocida, Carbone, Surace, Sobbino. Napoli, Bueti, Gentilomo, Cammarere, Graziano e Morabito. Intanto il Melito ha avuto la palla gol, ora invocava la concessione del calcio di rigore. Non è dello stesso avviso l'arbitro, che assegna soltanto una punizione a due in area. Hanno chiesto invano la concessione del calcio di rigore i giocatori. Il Melito aveva pure segnato, ma l'arbitro non convalida. Momenti di confusione, 21 giocatori sono nella metà campo, di cui 20 nello spazio di una decina di metri. Fitta barriera davanti a Comi con Cammarere, Nocida, Carbone, Surace, Sobbino, Napoli, Bueti, Gentilomo, Cammarere, Graziano e Morabito. Praticamente tutta la squadra dell'Eufemiese davanti a Comi, e l'arbitro fa rettificare la distanza e vedremo quali saranno le decisioni. Sì, si tratta di punizione, è tutto ok, la barriera è pronta, il fischio arbitrale sta per arrivare. E rete, è riuscita a sbloccare con Zaccone, si sblocca dunque il risultato, è riuscito il mezzo sinistro Zaccone a tenere il pallone basso a pelo d'erba, un rasoterra che si è insaccato imparabilmente in fondo al sacco alle spalle di Comi. Risultato che si è sbloccato dunque: Melito che passa in vantaggio, aveva invocato la concessione del calcio di rigore, non era dello stesso avviso l'arbitro. La successiva concitata punizione è stata trasformata da Zaccone con un tiro a filo d'erba e si è insaccato imparabilmente alle spalle di Comi. È una punizione studiata, collaudata in allenamento, finta e doppia finta, tunnel, arriva dalle retrovie Zaccone, tiene il pallone basso e gonfia la rete avversaria. La risposta della Sant'Eufemia. Angolo.
un angolo per parte. Il tiro di Napoli ribattuto con la schiena da parte di Laganà, rimessa laterale, lo stesso capitano ospite dialoga con Bueti, c'è una rovesciata che si spegne tra le braccia di Pietro Ciglione. E questo è Calabro con questo lancio in avanti. Si era impossessato del pallone Zaccone, ma con l'aiuto delle mani, dice l'arbitro. Punizione già battuta. Sant'Eufemia che cerca di mettere in movimento gli attaccanti, questo è Calabro sul settore di sinistra, limite dell'area, viene circondato da due avversari, finisce col perdere palla, la recupera Tripodi, ha già recuperato il centrocampo eufemiese, è andato al tiro Morabito, ribattuto, intervento arbitrale, punizione sulla linea di battuta, cammariere Graziano che riceve, dialoga con il compagno di linea Bueti, c'è un disimpegno tutto regolare, dice l'arbitro. Contropiede, se ne va Zaccone, entra in area Zaccone, è stato spinto ma non è terminato a terra, quindi l'arbitro non poteva sicuramente concedere il calcio di rigore. Ancora Zaccone, cerca di andarsene Zaccone, circondato da un paio di avversari, palla in palla laterale, già battuta. Intervento irregolare e c'è già il cartellino in mano per Laganà. Il 7 si tratta di Verducci, finisce sull'elenco dei cattivi, c'è anche l'ammonito in questa partita che francamente sembrava assolutamente corretta, almeno questo è stato il urlo tarzanino da parte di Pietro Ciglione. Questo è Candido, Ielo Candido, Ciglione, Zaccone, recupera palla ora la difesa e c'è un altro cartellino e questa volta ai danni di Calabro, cartellino gratuito perché ha ecceduto nelle proteste che non stavano né in cielo né in terra, azione sfumata, palla lontana, Calabro si becca il cartellino. Ancora Calabro solo davanti al portiere, tiro
tiro d'esterno adesso, bello, elegante, ma sbaglia mira e bersaglio. Ci sono dei movimenti sulla panchina locale. C'è un intervento arbitrale. È rimasto a terra un giocatore ospite. L'arbitro comunque ha fermato il gioco e fa ripetere la punizione, che verrà battuta dal solito Baccellieri con un lancio per Politano e da questi verso Ielo. Osserva il piazzamento dei compagni, quindi Scodella al centro dell'area. Tentava di andarsene Zaccone, non riesce a saltare il suo avversario. Questo è Politano, va al tiro, palo, palo pieno di Politano. E poi l'arbitro, il pallone era finito in rete, ma ovviamente non si tratta di gol annullato. Comunque il palo è stato di Politano. E c'è l'ammonito. Bueti. E sta per entrare con la maglia numero 00. Esce con il numero 5 Surace, e esce anche Zaccone, l'autore del gol, al suo posto Minicucci. Questi sono i primi cambiamenti, i primi cambi. Uno per parte. Sant'Eufemia in avanti con Bueti. Non si chiude il triangolo. Siamo alla sagra degli errori, sia da una parte che dall'altra. Il Melito ha sfruttato la più favorevole delle occasioni capitate in tutto l'arco della partita, cioè una punizione a due in aria, e è stato bravo Zaccone. E ora c'è un tiro quasi a botta sicura nell'angolino basso alla sinistra del portiere, scoccato, ci è sembrato, da Morabito. È stato bravo Pietro Cilione, la più difficile parata capitata. Sui piedi dei giocatori del Sant'Eufemia con il numero 11 Morabito, che ha tirato quasi a botta sicura all'altezza del dischetto, un tiro insidioso destinato all'angolino basso, ha intuito tutto Pietro Cilione, è andato in slalom ed è riuscito. E ora c'è un altro cartellino del signor Saffioti, sventolato a un giocatore, dovrebbe trattarsi del numero
gioco è fermo, c'è una punizione per i giocatori, a favore dei giocatori di casa, già battuta per Verducci con questo cross sotto porta. Una serie impressionante di falli. Cerca di andarsene in velocità. Siamo riusciti a individuare se fosse il numero 2 il giocatore ammonito, e cioè Gammarere Giuseppe. Azioni molto confuse, palla che arriva dalle parti di Cilione Pietro, e siamo ormai quasi al quarto d'ora nel corso della ripresa. Melito 1, Sant'Eufemia 0. L'autore del gol Zaccone al primo minuto del secondo tempo, sugli sviluppi di una punizione a 2 in area. Cerca di andarsene ora Calabro, ma in maniera irregolare a parere dell'arbitro. Punizione già battuta, e Sant'Eufemia che si affaccia dalle parti di Pietro Cilione con un tiro a girare del solito Bueti. Commette fallo intanto Morabito, e l'arbitro decreta un calcio piazzato a favore della formazione di casa, con il solito Baccellieri che scodella in avanti in direzione di Minicucci. Non arriva la sfera al nuovo entrato nelle file del Melito. Può partire il contropiede ospite, porta il pallone a spasso Gammarere, c'è un cross sotto porta, un colpo di testa, insiste ancora il Sant'Eufemia in avanti. Sulla linea di battuta Politano e Candido, con questo lancio in avanti verso Calabro, mette il pallone a terra, il problema di girarsi, supera un avversario, Nanon il secondo che lo sgambetta proprio all'ingresso in area, e c'è anche il cartellino giallo, ci sembra, così è infatti, per il numero 00, e non sappiamo se si tratta di Napoli, Luppino, Fedele o De Cicco. C'è uno dei giocatori che si erano stati segnalati nella lista. Nella distinta. Punizione per il Melito. Ci avviamo verso il 20° minuto nel corso della ripresa. È il Melito che tenta di mettere il risultato in cassaforte. Sulla linea di battuta c'è Ielo, scodella e si rifugia alla destra Napoli Francesco, capitano della formazione ospite in calcio d'angolo. Terzo calcio d'angolo, siamo 3-1 complessivi. Grappolo di uomini in area, Sant'Eufemia che si difende, parte il cross,
recupera Calabro ma in maniera irregolare a parere dell'arbitro. Punizione già battuta, recupera ancora Calabro. Si stringono la mano i due, cosa che dovrebbe succedere sempre. Attacca ora il Santa Eufemia con questo lancio in avanti di Sobino che non raggiunge Gentilomo. Ci ha messo una pezza l'esperto Baccellieri, chiama in causa il lontano Cilione. E questo lancio in avanti di Laganà. Gioco di gambe efficace da parte del laterale a sostegno Carbone. C'è una rimessa laterale a favore del Santa Eufemia. Sbirgola e c'è l'1-1. Baccellieri sbirgola di un niente il pallone che stava infilandosi a bordo campo e la partita torna sull'1-1. Autorrete di, sfortunata autorrete di Baccellieri che svirgola il pallone in maniera che diventa imprendibile per Cilione. 1-1 dunque, torna in parità il risultato. Al 20° della ripresa tutto nella ripresa, al primo Zaccone, al 20° autorrete di Baccellieri. Avevo detto già nel primo tempo che fosse una partita tutta da decifrare, tutta da capire, tutta da risolvere. C'è ora un'altra sostituzione nelle file locali. Abbandona il terreno di gioco l'ala destra Verducci, sostituita da Barbaro. Seconda sostituzione nelle file del Melito, in campo Minicucci e Barbaro. I minuti 21 nella ripresa, il risultato 1-1, i gol di Zaccone e autorrete di Baccellieri. E vedete che ora ci crede il Santa Eufemia con una bordata dal limite del cannoniere Gentilomo che ha fatto la barba al palo. Punizione già battuta ma da posizione irregolare, e quando non si hanno le idee chiare il Melito non ce l'ha. Viene spinto lateralmente Tripodi, ma per l'arbitro è tutto regolare. Siamo sull'1-1, ci avviamo verso il 25° minuto nel corso della ripresa. 1-1 al Saverio Spinella di Melito Portosalvo tra il Futsal Melito e il Santa Eufemia. Le reti al primo Zaccone, al 20° tutto nel secondo tempo, autorrete di Baccellieri. Tripodi, Calabro, Minicucci non riesce a raggiungere il pallone, riesce solo a spedirlo in fallo laterale.
prima che il pallone finisca a fondo campo. Ventiquattresimo dalla ripresa, rimessa laterale per il Sant'Eufemia, cambio ancora il Melito. Niente di fatto, nulla di fatto. Melito praticamente irriconoscibile. Il Sant'Eufemio non è certamente una squadra di mostri. Lo dice la classifica. E tuttavia il Melito non riesce a trovare il bandolo della matassa. È andato a caccia di farfalle sotto l'arco di Tito per tutto il primo tempo. Nella ripresa era riuscito a ottenere la rete del vantaggio per merito di Taccone, che poi è stato poco opportunamente a nostro avviso sostituito. Barbaro lascia a Politano, ancora Barbaro, dialogano i due con questo lancio in avanti, sbagliano anche, insegue il pallone il portiere ma senza successo. Arriva il quarto calcio d'angolo per il Melito. Arretra il baricentro la formazione ospite di Francesco De Luca. Arriva anche Gentilomo, grappolo di uomini in area, parte il cross, colpisce male Calabro, e francamente dobbiamo dire che il Sant'Eufemia si sta comportando egregiamente e sta portando a casa un pareggio dignitoso fino a questo momento. Ha pure tentato la sorpresa Gentilomo con una sventola dal limite. Non sono tutti d'accordo su questo fischio arbitrale. Capitano Napoli sulla linea di battuta con questo lancio in avanti verso Gentilomo, alla meglio la Canà, e l'arbitro vede tra virgolette un intervento irregolare. Napoli, capitano della formazione ospite, è a terra. Come dicono i latini, sic stantibus rebus, sarà difficile veramente per il Melito trovare il bandolo della matassa. Giochicchia, ma le idee nebulose, annebbiate. In cabina di regia c'è qualche cosa che non funziona. Le occasioni da rete si possono contare sulle dita di una mano complessivamente tra il primo e il secondo tempo, eppure col beneficio dell'inventario, sebbene Sant'Eufemia non è che abbia combinato che cosa, però la squadra gioca fuori casa e ora c'è una serie di fischi arbitrali sui quali francamente non sono d'accordo né gli spettatori né i giocatori di casa. Ma non può essere addebitata all'arbitro la prova mediocre del Melito fino a questo momento.
anche in questa circostanza l'intervento arbitrale non ci è sembrato dei migliori. Momenti di confusione. E arriva il sesto calcio d'angolo. Ci avviamo verso la mezz'ora, calcio d'angolo per il Melito, parte il cross, colpisce da non più di 3 metri la Canà. Si accartoccia il pallone, il portiere sul pallone e blocca, muove di qualche passo, grossa occasione per il Veneto sul calcio d'angolo. Vedete passaggi ad muzzum tra virgolette. Sant'Eufemia in avanti, con un tiro a girare che per poco non ingannava Pietro Cilione. Avete visto che il Sant'Eufemia per nulla intimidito o intimorito, quando ha l'opportunità tenta di arrecare problemi a Pietro Cilione. E ora c'è un'altra sostituzione, sempre con le maglie senza, no, questa ce l'ha, con il numero 14. Dovrebbe trattarsi di Luppino. Col passare dei minuti il Melito non riesce a trovare il bandolo della matassa e anzi si innervosisce sempre di più. Accelera ora il Melito, subisce fallo, Calabro prelevato dall'arbitro, opportunità per il Melito, non è dello stesso avviso l'arbitro, aveva accelerato al massimo, attorniato l'arbitro Giulio Saffioti di Locri, attorniato dai giocatori bianchi perché non condividono la decisione arbitrale, i blu che hanno l'esigenza di accelerare. E finalmente si può riprendere con un altro ammonito che però non abbiamo visto, e poi andremo negli spogliatoi e cercheremo di avere un quadro più chiaro sulla serie di ammoniti che si sta allungando, e col Melito che ora cerca sulla linea di battuta, c'è lo specialista dei calci piazzati Puletanò. Fischio arbitrale, parte il tiro che supera tutti, compreso il portiere, ma anche il palo di destra. Esce ora un altro giocatore
Ciglione ed entra con il numero 16 Misurata. Terza sostituzione nelle file del merito, quindi dentro Barbaro, Misurata e Minicucci. In questi poco più poco meno di 10 minuti il merito cercherà di sfruttare la velocità . I minuti scorrono, il Melito attacca per linee verticali, Gentilomo, perde palla, Barbaro, Minicucci, Barbaro, ancora Minicucci, entra in area, perde l'attimo favorevole il Melito, Melito vicino al gol del raddoppio, il pallone danzava pericolosamente. Ne abbiamo viste di queste partite, quando il pallone non vuol saperne di entrare in porta. Ennesima punizione per il Melito. Accorre in lontano Pietro Ciglione. 10 minuti al termine, palla imprendibile anche per il pur veloce Calabro. Palloni che viaggiano a velocità supersonica, occasioni da rete ben poche. Il Melito tuttavia ha avuto poco fa una ghiotta occasione per tornare in vantaggio. È stato bravo il portiere a intercettarlo. Calabro, limite dell'area, cross sotto porta e nulla, non riesce a tenerla. Poi entra la Canà, chiamato in causa il lontano Baccellieri. Cross sotto porta, fallo rilevato dall'arbitro. Si può continuare con questo lancio e vedete che c'è un cartellino giallo ai danni del capitano. Una serie interminabile di errori, ma anche di cartellini, ma non di azioni da rete. Dieci minuti, poco più poco meno, alla fine del match. Se ne va Minicucci, viene arpionato. Questa punizione non sa da battere, o le buone o le cattive, finalmente. Grappolo di uomini in area, è più facile difendersi che offendere.
21 giocatori nella metà campo avversaria e lo specialista Politano che scodella, vai con Liscio, ancora Minicucci, fallo laterale sempre per il Melito, ormai il tema è uno solo, Melito che attacca, Sant'Eufemia che si difende coi denti e con le unghie, non si passa, perché come dicevo poco fa è più facile difendersi che attaccare. I minuti alla fine non più di 5-6 minuti, compreso il recupero. E arriva così l'ennesimo calcio d'angolo, saranno 7-8 contro 1 a favore del Melito. Minicucci, e arriva l'ennesimo calcio d'angolo, saranno o 9 o 10. Non ci sono le idee. Rete! Melito che torna in vantaggio. Per merito, crediamo, di Tripodi. Un colpo di testa del roccioso difensore. Che ora si va a beccare il cartellino anche lui, tanto per cambiare. È veramente interminabile la lista degli ammoniti. Per la gioia si tolgono la maglietta, pur sapendo di beccarsi il cartellino. Così è, infatti. Quarantesimo della ripresa e Melito che torna in vantaggio per merito di Tripodi, ma non è finita. Attacca ora l'Eufemia, il Sant'Eufemia, c'è un fischio arbitrale che assegna un calcio piazzato alla formazione di casa. Già partito, insegue il pallone ma senza successo. Calabro, il Melito comunque è tornato in vantaggio 2-1 per merito di Tripodi, che sullo spiovente di Ielo è riuscito a incornare a non più di 4 passi da Comi, e stavolta non ha potuto nulla il bravo uomo ragno. Si stanno giocando gli ultimi scampoli di partita, ma ancora non è finita. Vai con Liscio anche da questa parte, sbarioni a non finire. E il Melito può partire con questo palleggio a 2. E si rivede Barbaro dopo una lunga assenza. C'è
cercava di andarsene Calabro, ostacolato opportunamente da Cammarere, che lo ha francobollato, dobbiamo dire, fino a questo momento. Alla ricerca del pareggio il Sant'Eufemia con Cammarere. Graziano fermato da Candito e da questi verso Barbaro, ancora Calabro con questo lancio in avanti per evitare guai peggiori. Il numero 00 spedisce il pallone oltre la linea laterale destra del campo, arrivava a velocità supersonica alle sue spalle Misuraga, uno dei tre entrati, gli altri due sono Barbaro e Minicucci. Calcio d'angolo già battuto, sia pure alla rinfusa alla San Fason, che è un po' la fotografia di questa partita. Partita a ruffona, giocata alla meno peggio, e l'arbitro indica che la rimessa laterale deve essere effettuata dal Sant'Eufemia. Ormai siamo in chiusura del match. Barbaro si libera in slalom di due o tre avversari, questi è Misuraga, Misuraga cerca di guadagnare tempo e spazio e guadagna soltanto l'undicesimo calcio d'angolo della serie. Se non un calcio piazzato, vedremo quali saranno le decisioni del direttore di gara, il signor Giulio Saffioti. Opta per il calcio piazzato quasi all'altezza della bandierina, fa rettificare la distanza all'arbitro, pallottano i due, vale a dire il numero 16 e 17, Misuraga e Minicucci. La palla rimane lì, spazza la difesa, e proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine del match. Futsal Melito batte Sant'Eufemia 2-1 al primo del secondo tempo. Zaccone al 20° di autorrete di Baccellieri e al 40° gol di Tripodi, che fissa il risultato sul 2-1. Vi abbiamo già descritto nel corso dei precedenti flash la partita giocata così così, ben interpretata dalla squadra ospite, che aveva avuto la possibilità di tornare sulla piana di Gioia Tauro con un pareggio che non avrebbe fatto gridare allo scandalo, visto tutto quello che è successo qui al Maro Simone. Poi quasi in zona Cesarini il Melito è riuscito, dopo una sterile offensiva, dopo una pressione durata quasi tutto il secondo tempo, a trovare il bandolo della matassa al 40°. Melito batte Sant'Eufemia 2-1. Vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea torna allo studio centrale. Melito batte Sant'Eufemia 2-1, siamo con il capitano Franz Baccellieri a bordo campo. Una grande partita per un uomo d'esperienza, anche se c'è stato quell'episodio non poco fortunato. Ah sì, un episodio capita, in tante partite può succedere, non è la prima volta, speriamo che non sia neanche l'ultima, vuol dire che continua a giocare ancora un po'. È stata una partita difficile, abbiamo affrontato una buona squadra, però ancora una volta questa squadra ha dimostrato di crederci fino all'ultimo, abbiamo mollato fino all'ultimo pallone e ancora una volta siamo stati premiati sul filo di lana. Il ruggito del leone è sempre quello del leggendario Peppe Napoli, di scena oggi al Maro Simone per questa partita Melito Sant'Eufemia, che lui l'ha vista così.
No, è peccato, avevamo il pari in mano contro una squadra che si vede che è stata costruita per fare bene, per fare in alto. Noi con un po' più di esperienza sicuramente il pari l'avremmo tirato. Peccato perché abbiamo beccato di ingenuità in entrambe le occasioni da rete che hanno fatto loro. Era un punto quasi fatto, perdere così fa male, anche se obiettivamente il Melito non ha rubato niente perché ha fatto la partita, d'altra parte era doveroso, giocava in casa. Avevamo una grande possibilità, di, vincendo la partita, di portarsi in testa alla classifica. Noi abbiamo fatto il nostro, peccato, ne ripeto, peccato per l'inesperienza alla fine, specialmente sul secondo gol, non si può prendere gol, tre giocatori nostri e uno solo, e salta solo il suo, peccato. Una squadra che ha giocato con grinta e mordente, che ha avuto le sue palle gol, voglio dire, a parte la traversa del mezzo destro c'è stato anche un tiro a file di palo di Gentilomo, che era, diciamo, il bomber della formazione di ospite. Sì. Peccato, ti ripeto, il nostro lo abbiamo fatto. Rimane il rammarico perché era una partita, evidentemente non è andata, perché perdiamo punti in maniera, diciamo, per inesperienza, per un peccato di gioventù. È un campionato che dobbiamo soffrire, d'altra parte non abbiamo una squadra costruita per i quartieri alti, è una squadra costruita per far bene la domenica, per far sì che con l'esperienza che si può acquisire in un futuro possiamo ancora fare meglio. Classifica bugiarda. Oddio, bugiarda, potremmo avere qualche punto in più, 12, 13 punti, 14 punti, potremmo avere qualche punto in più, però ciò non toglie che dobbiamo lottare. Certo, se fuori casa ci proponiamo pure così, noi i risultati sono sicuro che nel futuro verranno. D'altra parte non incontreremo sempre il Melito o il Pellaro sulla nostra strada e quindi sono sicuro che possiamo avere la possibilità di fare il risultato anche fuori casa. Il calcio era morto ma non sepolto a Sant'Eufemia, il gatto dalle sette vite. Peppe Napoli l'ha tirato di nuovo in ballo. No, è in ballo, cioè noi abbiamo la fortuna di avere una struttura nostra, sarebbe un peccato con una struttura che sia di non fare nessun tipo di squadra, perché la fortuna di avere una struttura in un paese dove si può fare calcio, sarebbe stato veramente un peccato contro il cielo non costruire una squadra, sia pure con elementi locali, con qualche elemento di esperienza, per far sì che il calcio ancora possa rimanere in un paese come Sant'Eufemia, che nel tempo passato, tu lo sai benissimo, ha dato moltissime soddisfazioni a tutto nell'intera provincia. L'ultima volta quando ha giocato qui c'era il campo in terra battuta. In terra battuta, sì, mi ricordo che c'era il campo in terra battuta e ora è un bel tutta un'altra cosa, un terreno che può ospitare manifestazioni di grande livello. È veramente onore al merito a chi ha avuto questa possibilità di fare questo campo. Ringraziamo Peppe Napoli, gli facciamo gli auguri per il proseguo. Carmine Napoli, presidente della squadra, che insieme al fratello, voglio dire, se non è presidente sarà co-presidente, che comunque sono questi due fratelli Napoli di Sant'Eufemia che stanno tirando questa squadra. Che partita ha visto oggi? Guarda, perdere così effettivamente lascia la mare in bocca, perché tra altre cose non si è vista la differenza tra quella che questa sera è prima in classifica e noi che siamo a metà classifica. Anzi, abbiamo disputato una bella partita, sicuramente un'eccezionale partita, però peccato perché effettivamente... Le azioni del rete ci sono state, c'è la traversa, c'è il tiro di Gentilomo, c'è l'altro tiro a girare, mi sembra, del mezzo destro. Ma pure noi abbiamo colpito la traversa. Appunto dico, voi altri, perché loro hanno preso poi un palo. Immagino nel primo tempo, se la partita finiva a vantaggio nostro, non c'era nessuno poteva dire niente, perché avevamo tenuto bene la partita, tenuto bene il campo. Ripeto, quello che dispiace, anche perché secondo me abbiamo commesso l'errore di tirarci un po' indietro quando mancavano 20 minuti alla fine, e sinceramente vedendo diciamo quello che c'era in campo, non c'era la necessità di portare tirarci indietro. Noi abbiamo commesso secondo me l'errore di fare
cioè di tirare la squadra un pochettino indietro. Questo secondo me è stata la causa della sconfitta. Comunque... poi è naturale, loro sono primi in classifica e quindi logicamente qualcosa di più sicuramente di noi hanno. E secondo me quella che è la condizione atletica, perché noi ci alleniamo di sera con tutte le difficoltà che ci sono, i ragazzi che devono studiare, devono lavorare, quindi non siamo allenati bene, questo sì sicuramente. Avete inculcato una personalità buona, perché giocare fuori casa con questa grinta, con questo carattere... No, ma non, le ripeto, non c'è una grande differenza tra loro e noi, anche perché noi a livello di qualità non abbiamo da invidiare a niente, né a loro che sono ora primi questa sera, né al Pellaro che abbiamo giocato l'altra sera. No, le ripeto, l'unica nostra colpa è quella di non poterci allenare, e quindi è logico che quando ti trovi di fronte a una squadra che è ben allenata, che è prima in classifica, è ovvio che prima o poi va in difficoltà. Poi se commette pure qualche errore, come l'abbiamo commesso noi, poi alla fine è naturale che puoi perdere la partita. Risultato giusto? No, secondo me no. Il risultato giusto sarebbe stato il pareggio, questo sì. Proprio tutto, ringraziamo Carmine Napoli, grazie. Gli facciamo i migliori auguri e un buon rientro. Ecco un altro personaggio leggendario del mondo del calcio meretese, Domenico Franco, Mimmo per gli amici, che ha visto soltanto qualche sprazzo di partita, ma a lui non vorremmo fare nessuna domanda, piuttosto la sua squadra che partecipa al campionato di Serie A per femminile e B maschile, se ci può fare un bilancio, diciamo, di questo scorcio di stagione. Ma finora diciamo che non è stato positivo, perché ma sapevamo di andare incontro a una stagione un po' particolare, difficile, perché siamo una società, forse l'unica in Italia, che non ha un campo sportivo e è costretta a portare tre squadre a giocare i campionati nazionali, la femminile, la Serie B maschile e l'Under 21, che sono campionati nazionali, dove siamo costretti a giocare su un palazzetto dello sport, siamo costretti a portarli fuori. Noi andiamo 8 giorni su 8 a Reggio e quindi abbiamo dovuto... non potenziare, ma depotenziare la squadra, perché privarci di qualche elemento che ci costava una cifra per poter pagare il campo dove giocare, altrimenti saremmo stati esclusi automaticamente. Quindi l'handicap nostro maggiore è questo, oltre a non avere la forza economica, perché ho detto, le poche risorse che c'erano in società sono state sciupate, consentitemi il termine, per pagare il palazzetto dello sport a Reggio Calabria, il Botteghelle. Ma un palazzetto dello sport a Meleto c'è? No, non c'è. Non c'è. Chi dovrebbe amministrare... prima gli amministratori, che sembrava che era a buon punto, poi è successo che il comune è stato sciolto, poi voglio dire, ogni volta che si pensa di arrivare all'obiettivo di fare questo benedetto per il settore dello sport, succede qualcosa, sembra che nessuno interessa. Questo mi dispiace, voglio dire, io devo portare il discorso su questioni burocratici. Però diciamo che se un altro anno non riusciamo ad avere un palazzetto dello sport vicino, noi siamo costretti ad abbandonare la Serie A e la Serie B. Serie A, Serie B e tutto il resto. Tutto il resto. Noi siamo solo qua con il calcio a 11, che fa parte della nostra famiglia, anche questa Futsal Melito. Siamo qua, è l'unica squadra che ci sta dando, insieme all'Under 18, che ancora riesce a giocare in campi in erba, che riescono a darci soddisfazione, perché giocano a Meleto, e questa è la dimostrazione che quando giochi a Meleto hai il pubblico che ti sostiene, hai tutto, tu puoi fare arrivare a certi traguardi, altrimenti voglio dire è difficile. Noi anzi dobbiamo dire che non lo so come stiamo facendo a mantenere queste categorie, ci stiamo veramente aggrappando agli specchi, però gli artigli ormai incominciano a consumarsi, e questo è un campanello d'allarme non bello. Speriamo che
chi di dovere, voglio dire, riesce a capire questo problema, e che non dobbiamo mandare a casa circa 150 ragazzi per non avere un impianto sportivo. Bene, ringraziamo Mimmo Franco, calciatore, capitano, allenatore, presidente, factotum, che più ne ha più ne metta. Eccoci con il presidente Mimmo Tripodi, una partita sudata, con non troppe occasioni nel primo tempo e qualcheduna nel secondo. Sì, una partita come solito che sia la nostra partita in casa. La nostra partita in casa è sempre la solita, cioè se sblocchi subito il risultato riesci a fare una buona partita, se no poi è una sofferenza come è stato con diverse partite che abbiamo vinto all'ultimo minuto. Quindi sì, partita sofferta, partita poi vinta alla fine con merito, anche se il Santo Femi ha fatto la sua onesta partita, ma noi onestamente meritavamo di vincerla questa partita e di andare in testa alla classifica. Cosa non ha funzionato? No, cosa non ha funzionato, se tu mi fai queste domande non ti rispondo, ti dico solo che per me ha funzionato tutto, perché quando si vince poi alla fine, certo, vuoi le cose a mille, è impossibile averle. I ragazzi erano coscienti dell'importanza della gara, intanto questo devo dire che ha condizionato sicuramente il nostro comportamento in campo, anche perché già sapevamo la classifica, sapevamo che vincendo andavamo primi, quindi c'erano tutte le condizioni per poter... Le premesse erano queste in vista dello scontro di Pellaro. Sì, ecco, all'inizio infatti il ragazzo gliel'ho detto, non pensiamo troppo alla partita di Pellaro, pensiamo a questa d'oggi, perché è molto importante presentarsi a Pellaro da primi in classifica. Si gioca di sabato o di domenica? No, giocheremo domenica a Bocale, quindi una partita bella, dura, tra due squadre amiche. Mi preme sottolineare, sarà una festa, perché con il Pellaro, voglio dire, c'è una tradizione di rapporti e di amicizia. Siete tornati in testa alla classifica? Sì, siamo in testa alla classifica, siamo una squadra che su 9 partite ne ha vinte 8 e ha pareggiato una soltanto, quindi meritiamo la testa della classifica, come forse lo merita anche il Pellaro, voglio dire, ma noi, voglio dire, se su 9 partite ne vinci 8 e ne pareggi 1, è chiaro che deve essere per forza primo in classifica. È una possibilità anche di recuperare qualche altro elemento strada facendo? No, ti dico che già noi abbiamo preso un altro ragazzo, sempre di merito, che giocava a Palizzi, Danilo Romeo, che già da domenica giocherà, quindi un acquisto molto importante e fondamentale per noi. E qualche altro sarà recuperato per strada, quindi sì, siamo una squadra, te l'ho detto e te lo ripeto, squadra competitiva. Adesso tutti vorranno battere la capolista. Sì, vabbè, ma te l'ho detto, le partite qua sono tutte equilibrate, tutte, ormai si sono rinforzate tutte in questo mercato di dicembre, tutte le squadre si sono riattrezzate, quindi è un campionato combattuto, noi siamo primi, in questo momento ce la godiamo e speriamo di stare il più a lungo possibile in vetta. Concludiamo le nostre interviste a bordo campo con il co-presidente, dobbiamo dire così, Salvatore Idà. Oggi è stata veramente dura, ma l'abbiamo spuntata. Abbiamo una squadra che, dicevo nelle giornate precedenti, nelle interviste, che possiamo andare molto in alto, solo che abbiamo sempre la solita paura di partire veloci, ma poi recuperiamo come un grande velocista. Anche se il Santa Eufemia vi ha messo... ci ha dato un po' filo da torcia, ma evidentemente la nostra grande qualità con le squadre di media classifica, purtroppo dobbiamo sempre soffrire fino all'ultimo. È proprio tutto, ringraziamo anche Salvatore Idà, co-presidente del Melito, e la linea torna allo studio.